E io sono convinto che il Signore parlerà alle nostre vite. Sono anche convinto che stasera quanti sono lontani si avvicineranno, quanti sono estranei diventeranno figli, quanti sono sviati ritorneranno con tutto il cuore, quanti sono fermi e saldi saranno ancora più incoraggiati. Tutti quanti noi abbiamo bisogno, nessuno escluso, è vero o no? C'è qualcuno che ha bisogno? Io sì. Abbiamo grande fame e desiderio delle cose del Signore, non ci stancheremo mai di lodarlo, di ascoltare la sua parola, di gioire e godere la sua presenza in maniera straordinaria. Romani capitolo 5 dal versetto 1 è scritto: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso, l'entrata a questa grazia nella quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Suo Figlio, molto più ora, ognuno dica molto più ora, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale abbiamo avuto la riconciliazione. Alleluia. Vogliamo pregare un attimo? Padre, noi ti ringraziamo per la tua parola e ti ringraziamo per come tu parli e ministri ai nostri cuori. Liberaci, Signore, da ogni forma di religiosità che non serve né al cielo né alla terra. Signore, ti chiediamo di farci vivere una relazione vera, onesta, sincera e trasparente con te, per poter anche essere di buona testimonianza in questo mondo che muore e che ha bisogno del messaggio della speranza e della salvezza. Grazie Spirito Santo per come tu apri la tua parola e la ministri ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. La Bibbia dice che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Quanti possono dire che è vero? Quanti hanno sperimentato l'amore di Dio, la presenza di Dio nella loro vita? Quanti? Tu no? Allora issa la sta mano. Alleluia. Allora, quanti hanno sperimentato l'amore di Dio nella loro vita possono testimoniare della sua bontà, della sua grazia, della sua misericordia, della sua potenza? Testimonianze come quelle di Maurizio ne ascoltiamo giornalmente a decine, a centinaia, a migliaia. E possiamo dire che non c'è misura a quello che Dio può fare. Nessuno può stabilire dei limiti, nessuno può stabilire dei parametri, nessuno può stabilire dei paletti o delle barriere, dei confini, perché l'opera che Dio fa va al di là. La Bibbia dice che Dio fa smisuratamente al di là. Quanto è smisuratamente al di là? È smisuratamente al di là. Ed è bello che la Bibbia dice che Dio fa smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o di quello che noi pensiamo. Non c'è niente di più infinito e di più smisurato del pensiero. Perché quando tu parli sei limitato da un vocabolario, ma quando tu pensi, quando tu immagini, tu non sei più limitato nella tua mente. Ma la Bibbia dice che Dio va smisuratamente al di là addirittura di quello che tu pensi.
non di quello che tu chiedi semplicemente, ma al di là di quello che tu pensi. Serviamo un Dio meraviglioso e stupendo. Lui è il creatore del cielo e della terra ed è il nostro padre, e noi siamo i suoi figli. Alla faccia del diavolo, noi apparteniamo a Gesù Cristo e il suo sangue ci ha lavati e ci ha redenti. Ora, quello che a volte ci limita purtroppo nella nostra vita è quello che noi non sappiamo di ciò che Cristo realmente ha fatto per la nostra vita. E a volte, quando noi non sappiamo le cose, queste cose non ci permettono di vivere una vita vera. Di cosa stiamo parlando? La Bibbia parla che siamo stati giustificati per fede. La Bibbia dice che siamo stati santificati. La Bibbia dice che siamo stati redenti. La Bibbia dice che siamo stati riconciliati con Lui. Ora, tutti quanti noi conosciamo quel versetto di Efesini 2:8 dove Paolo dice: voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il... ognuno dica è un dono, anzi è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. Chi è che si potrà vantare un giorno quando sarà davanti a Dio? E allora perché ci vantiamo qua? Voglio parlarvi un pochettino di questo, del nostro rapporto strano che a volte abbiamo con Dio e di come trattiamo le cose di Dio nella nostra vita, perché in realtà ognuno di noi, se è onesto, se è sincero e conosce la parola di Dio, ognuno di noi sa che noi abbiamo ricevuto qualcosa da parte di Dio che si chiama salvezza in dono. È vero o no? È un dono. Ma allora perché la viviamo la nostra vita come se la salvezza fosse un premio? Perché cerchiamo di vivere la nostra vita facendo di tutto per conservare la salvezza? Se la salvezza è un dono, non è una ricompensa. E sapete qual è uno dei nostri grandi problemi? Che molto spesso noi viviamo la nostra vita cristiana avendo paura di perdere ciò che Dio ci ha dato in dono. E ciò che Dio ha dato, Lui non se lo riprenderà mai indietro. Quanti sono contenti di questo? Non mi parete tanto convinti, però è così. Perché la Bibbia dice che i doni e la chiamata di Dio sono senza... lo conosciamo questo verso? I doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Significa che Dio non si è mai pentito per un solo istante di averti salvato. Dio guarda verso di te e non si è mai pentito per un solo istante di aver dato suo figlio a morire sulla croce per te. E anche quando tu pecchi, perché tu pecchi, sì o no? E che siete tranquilli? Quanti peccano ancora? Ok, se pecchi vuol dire che sei vivo, quindi ti conviene alzare la mano, se no abbiamo qualche problema stasera con te. Ok, allora se sei vivo, pecchi. E se ancora non hai peccato fino a questo momento, ti garantisco che entro la mezzanotte qualcuna la farai. Ora, noi non trattiamo chiaramente il peccato ridendo o scherzandoci sopra, ma comprendiamo quello che stiamo dicendo. Ognuno di noi ha bisogno continuamente del sangue di Gesù nella propria vita. Ma noi non possiamo vivere la nostra vita cercando di conservare qualcosa che non ci sarà mai né tolto né rubato. Perché la salvezza è il prodotto di ciò che Cristo ha fatto per noi sulla croce 2000 anni fa. E l'unico modo per poterlo ricevere è credendo in quello che Lui ha fatto per noi. Se noi potessimo mantenere
mantenere, seguitemi in questo ragionamento, se noi potessimo mantenere la salvezza nelle nostre vite attraverso la nostra santità, noi saremmo nei guai, perché nessuno di noi potrebbe mai trattenere un dono di Dio, perché se è per grazia lo sarà sempre per grazia. Ora, noi siamo stati giustificati per fede e abbiamo avuto pace con Dio, abbiamo pace con Dio. Sapete, io viaggio un pochettino in Italia o anche un po' fuori dall'Italia. Io in realtà sono fuori quasi ogni fine settimana, sono appena rientrato da un'altra missione e visito un po' di comunità in Italia, all'estero, e ci stiamo rendendo conto di un fenomeno, di come la depressione stia entrando nella Chiesa, di quanti sempre più credenti perdono la gioia e perdono la pace. Non perdono la salvezza, ma perdono la gioia e la pace di fare la volontà di Dio e di seguire Cristo. Perché? Perché in un modo o in un altro ci siamo dimenticati che tutto quello che Dio ci ha dato è per grazia ed è un dono. E noi molto spesso, e questa è una cosa comune purtroppo a volte nella nostra comunità, molto spesso noi serviamo Dio e cerchiamo di fare la sua volontà perché in un modo o in un altro abbiamo paura delle conseguenze se non facciamo ciò che dobbiamo fare. Vi faccio un esempio molto semplice. A volte non si commette un peccato non perché non c'è bisogno di commetterlo, ma perché si ha paura della conseguenza. E il cristiano, in questo modo, i cristiani vivono continuamente in una frustrazione che li porterà a perdere la gioia e la pace. Se tu ti stai santificando perché hai paura del giudizio di Dio, io voglio dirti, tu ti deprimerai e perderai la gioia. Perché lo scopo e la vera motivazione della nostra santificazione, della nostra consacrazione, non è la paura del giudizio, ma è l'amore. Lo ripeto. Molti danno a Dio offerte e decime perché hanno paura della maledizione. Perché hanno paura del verme divoratore. Perché se non faccio questo, allora succederà questo. Se faccio questa cosa, allora succederà. Allora meglio farla, perché se no chissà cosa succede. E vedete, il nostro rapporto con Dio, la nostra vita cristiana, non è più sulla base della grazia, ma è automaticamente siamo entrati sotto una legge che ci rende schiavi, che non ci fa più sperimentare la gioia e la pace di Dio nella nostra vita. E serviamo Dio e facciamo cose straordinarie non perché siamo spinti dall'amore, ma perché siamo spinti da una paura di ciò che potrebbe succedere altrimenti. E questo è uno dei grandi problemi che oggi purtroppo è nelle nostre comunità. Noi che dovremmo essere i cartelloni pubblicitari del regno di Dio, noi che dovremmo essere le persone che rappresentano il regno di Dio nelle tenebre, noi ancora stiamo cercando come combattere le tenebre. C'è solo un modo per combattere le tenebre: accendi la luce. C'è solo un modo come combattere il freddo: accendi la fiamma nel nome di Gesù. Tu non puoi combattere le tenebre, perché le tenebre sono il risultato dell'assenza di luce. E se tu accendi la luce del Vangelo, allora le tenebre automaticamente andranno via. Giustificati dunque per fede. Perché ancora diciamo, facciamo qualche canto e entriamo nella presenza di Dio? Che bisogno abbiamo di andare nella presenza di Dio? Dice, ma che stai dicendo? Molto semplice, perché se tu devi entrare nella presenza di Dio, vuol dire che prima o poi, qualche giorno prima, qualche momento prima, sarà successo che tu ne sei uscito. E se tu sei uscito dalla presenza di Dio, io voglio dirti, tu hai un problema.
Perché chi è in Cristo non può uscire dalla presenza di Dio. Perché noi portiamo in noi la presenza di Dio. E noi non possiamo entrare nella presenza di colui che abita dentro di noi. Questo è un concetto dell'Antico Testamento. A volte dobbiamo fare le cose per sentirci approvati davanti a Dio. A quanti di noi non è mai successo almeno una volta che dopo aver pregato, aver speso un po' più di tempo in preghiera ci siamo sentiti più spirituali? Eh? Oggi ho pregato mezz'ora. Oggi ho letto la parola di Dio 20 minuti. È vero o no? E ci siamo sentiti forti, ci siamo sentiti più spirituali, ci siamo sentiti più amati da Dio. Abbiamo pensato che l'occhio di Dio era un po' più aperto nei nostri confronti. È vero o no? È vero sì o no? E abbiamo pregato di più, abbiamo fatto qualcosa di più spirituale e in un modo o in un altro ci siamo sentiti più vicini a Dio. Sì o no? Amone, ah così è. Usciamo fuori dal culto, ascoltiamo la parola di Dio e pensiamo, datemi qualche demone da scacciare, qualche morto da resuscitare, fatemi fare qualche pastore, fammi fare qualche cosa. Poi l'indomani mattina succede qualche cosa, mi susemo ca carina, il giorno prima volevamo pregare per tutti i malati che esistevano sulla faccia della terra e poi non sbiglio, chi c'hai una bustina? C'hai? Prima volevamo cacciare tutti i demoni dell'inferno e poi ci sentiamo i demoni attaccati proprio qua, nel cervelletto, qua. E pensiamo che Dio sia così. Io do la mia offerta, do la mia decima, così Dio mi benedice. Io prego di più, così Dio mi benedice di più. Io leggo di più, così Dio mi benedice di più. Io evangelizzo, io vado prima in chiesa, io servo, io pulisco i bagni. Io ho una notizia per te questa sera. Non so se ti farà piacere, ma sicuramente ti metterà in crisi. Quando Dio ti benedice, non è perché è d'accordo con te. Non lo ha mai fatto e mai lo farà. Se Dio ti benedice, anzi no, se, quando Dio ti benedice, non lo fa perché è d'accordo con te. Non lo fa perché è d'accordo con quello che tu credi. No, è d'accordo con la tua dottrina, è d'accordo con la tua fede, è d'accordo col tuo modo di fare, è d'accordo con il fatto che tu sei evangelico pentecostale. Dio non ti benedice perché è d'accordo necessariamente con quello che tu fai, con quello che tu dici e con quello che tu pensi. Dio ti benedice perché ti ama. Che rivelazione stasera. Mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo senza forza, Lui ha dato la sua vita per noi. Dio non ha bisogno di te per amarti. Dio non ha bisogno delle tue opere, Dio non ha bisogno della tua spiritualità per avere il suo occhio su di te, perché il suo occhio sarà sempre su di te. Che tu lo voglia o no, che tu lo desideri o no, tu sei grandemente amato. Che tu lo realizzi, che tu lo credi, che tu lo voglia, che tu lo accetti nella tua vita. Voglio dirti che Gesù Cristo ti ama alla follia, al punto tale da morire per te. E Lui è morto per te non perché tu eri amabile o perché eri simpatico. No, dice la Bibbia, mentre eravamo nemici di Dio, Lui ci stava riconciliando con Dio per mezzo del suo sacrificio. Oggi ci sentiamo più spirituali e pensiamo, oh Dio è con me. Fratello, prego io oggi per te. Io oggi mi sento una bomba. Domani ci sentiamo più scoraggiati e vogliamo che tutti pregano per noi. E pensiamo che Dio sia così. Uno yo-yo. Oppure come i credenti, sapete, ci sono i credenti sommergibili. Di tanto in tanto escono fuori dall'acqua e si fanno vedere, maestosi, gloriosi.
Poi succede qualche cosa. Da tanto in tanto esco nel periscopio. Ci avveriamo com'è la situazione. No, no, ancora no. E pensiamo che Dio sia così. A quanti di noi non è capitato di pensare che quando è successa quella cosa brutta nella nostra vita è perché in un modo o in un altro Dio ce la stava facendo pagare? Mi è successa questa cosa, potete, il Signore. Sai che hai fatto qualcosa, magari stai camminando con la macchina e ti vieni così preso da una pubblicità. Parlo ai ragazzi, ma a voi non succedono queste cose. Una bella pubblicità di intimo femminile. Voi vi fermate al semaforo, state così, con la bavetta che esce. E c'è il verde che spunta e quelli dietro, tutta questa fretta oggi. Sai nel tuo cuore di aver concupito qualcosa? Poi capita che c'è uno praticamente che ti intappa la macchina. Vedi, già il Signore mi sta facendo pagare il peccato che ho fatto 5 minuti prima. Quanti hanno ricevuto dei torti nella loro vita? C'è qualcuno che è stato mai ferito qualche volta da qualcun altro? Eh? C'è qualcuno che ha ferito qualcun altro? Quando si fanno del male, quando qualcuno veramente ti fa molto male o ti ha fatto veramente del male, Pastore Mimmo, com'è che abbiamo imparato noi a pregare? E sta a ringraziare lo Signore, che io sogno co, Signore. E ci mettiamo lì a pregare in ginocchio, diventiamo rossi con le vene qua, con le giugulari che ci escono dal collo. Signore, non voglio vendetta, però fammi giustizia. Perché sono un figlio di Dio. Non chiedo vendetta, però un poco di giustizia me la fare, un po'. Non lo fare morire, ma fallo soffrire un pochettino. E poi la cosa più straordinaria che succede è che quando quella persona per la quale abbiamo invocato la giustizia di Dio, perché Dio è giusto, quando gli succede qualche cosa, grazie Signore, Dio c'è e mi ha fatto giustizia, perché nessuno può toccare i figli di Dio, perché noi siamo come la pupilla del suo occhio. Magari quello là era pure un figlio di Dio, una figlia di Dio. E io ho sempre immaginato a Dio che si mette le dita negli occhi. Perché se tu sei la pupilla del suo occhio, anche quella è la pupilla del suo occhio. Se Dio ha fatto qualcosa a quella persona, si è messo un dito in un occhio. Ma Dio è lontano da queste stupidaggini. Dio è così lontano da questi modi di pensare umani. Noi pensiamo che Dio sia come noi. Grazie a Dio non lo è. Quanti conoscono quel passo del Salmo 103 quando dice: Lui non ci tratta come meritano i nostri peccati e Lui non ci castiga in base alle nostre colpe. È vero o no? E noi pensiamo quando vediamo quella cosa: ma con quale coraggio se ne va a pregare lo Signore? Poi se uno che predica ancora di più. Ma con quale coraggio se ne va sul pulpito ad aprire la Bibbia? E abbiamo perso quella voglia di amare, di perdonare. Per come dice Paolo, così come voi siete stati perdonati, perdonate ad altri. Siate simili a Lui, amate con l'amore di Cristo. Avete ricevuto perdono, rilasciate il perdono. Nella misura con la quale voi misurate ad altri, sarà misurato a voi. Avete sperimentato l'amore nella vostra vita? Rilasciatelo nella vita degli altri. Ma noi no, noi ci sentiamo sempre più speciali di qualcun altro. Chissà perché, ah, se sta panza potesse parare. Tu quando parli con alcune persone che stanno avendo dei problemi, fratello, io ne ho visti casi disperati, ma come il mio. E c'è gente che sembra che gli piace esaltare le proprie problematiche.
ed esaltare poi i problemi che vedono anche nella vita degli altri, ma la Bibbia dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace. E non è qualcosa che Dio deve fare. La giustizia non è qualcosa che Dio ti deve dare, la giustizia è qualcosa che Dio ti ha già dato. Se tu sei in Cristo, tu sei giusto. Vediamo se lo ripeto, se ci sono altri amen. Se tu sei in Cristo, tu sei giusto. Perché? Rifletti un attimo. La giustizia ti è stata data come un dono e tu l'hai ricevuta per fede e quindi non è in virtù di opere. Quindi le tue opere non solo non possono farti ricevere qualcosa, ma neanche ti possono fare perdere qualcosa. Perché noi pensiamo, è per grazia che sono stato salvato, ma per portare sta salvezza fino all'ultimo respiro me lo devo meritare. E questo è un concetto che noi ancora abbiamo purtroppo dalla Chiesa Cattolica, che si chiama il concetto della meritocrazia. Se fai il bravo bambino ti do la caramella alla fine, se sarai promosso ti comprerò il motorino, se farai il bravo ti comprerò Big Jim o Barbie o quello che è. Se fai veramente il bravo ragazzo, la brava ragazza, avrai il cellulare alla fine. E basiamo a volte, pensiamo che Dio sia così con noi. Allora se preghiamo di più, pensiamo che Dio ci ama di più. E quando noi preghiamo per qualcuno che noi sappiamo che è stato un esempio di fede, uomini o donne di Dio straordinari, noi preghiamo e diciamo: Signore, tu sai quello che lui ha fatto per te, quindi... E anche le nostre preghiere, i nostri pensieri sono tesi a dichiarare le nostre opere come qualcosa, scusate l'espressione, che può corrompere Dio. Noi non possiamo corrompere Dio, né con i nostri soldi, né con la nostra santità. Seguitemi, fratelli, perché sto per finire. Noi non possiamo cambiare minimamente il cuore di Dio Padre nei nostri confronti con quello che noi facciamo, perché il suo amore non dipende da te. Dovremmo essere contenti per questo, che il suo amore non dipende da noi, che la sua grazia non dipende da noi, ma che il suo amore e la sua grazia dipendono da lui. Chi si accosta a Dio deve credere che egli è. Dio è. Dio è amore. E Dio ti ama. Un giorno qualcuno disse: Dio ci ama non per quello che siamo, ma nonostante quello che siamo. Anzi, ci ama troppo per lasciarci come siamo. È il cambiamento nella nostra vita, è la comprensione, la realizzazione della vera grazia nella nostra vita. Non ci permetterà di fare quello che vogliamo, ma ci permetterà di accostarci ancora con più amore, con più passione al nostro meraviglioso Gesù. La comprensione della grazia non è la licenza per fare ciò che vogliamo. La comprensione della grazia ti fa comprendere il suo amore sempre di più, e sempre di più questo ti permetterà di amarlo in maniera incondizionata. Concludo dicendo questo: quando noi stiamo bene economicamente, fisicamente, nella nostra famiglia, noi pensiamo che Dio ci sta benedicendo, e in realtà è una benedizione. Ma cosa succede quando arriva il momento della malattia? Cosa succede quando arriva il momento del problema economico? Cosa succede? O cos'è che ha permesso quel problema tra me e i miei figli, tra me e mia moglie, tra me e i miei genitori, tra me e i miei fratelli? Allora, quando le cose vanno è perché Dio ci sta benedicendo. Quando le cose non vanno, io sento spesso questo tipo di insegnamento nella nostra comunità, e vuol dire che c'è qualche peccato nascosto.
Se c'hai qualche problema improvviso nella tua vita, arriva qualcuno e ti dirà sempre: che com'è nato? Che ha fatto? I famosi amici di Giobbe, che erano là per sollevarlo, e invece si derubavano, sempre che osservano. Cioè, io credo nei cinque ministeri, ci sono apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, credo che ci sia anche il sesto ministero, e questo è straordinario, il ministero dello sdirrubo. Sono alcuni che hanno un'unzione meravigliosa, proprio hanno una vocazione sublime per sdirrubare te. Tu cerchi di risalire e loro con grazia e con gioia ti dicono: muori in pace, e ti dicono pure pace. Mi ricordo che c'era un fratello una volta che aveva pubblicato un video su di me, un video incredibile, molto molto particolare, brutto naturalmente. Mi ricordo che qualcuno mi chiamò e mi disse: Corrado, c'è un tizio che ha pubblicato questo video su di te. E sono andato a vedere. E c'era un estratto di una predicazione che avevo fatto qualche mese prima. Lui aveva preso questo estratto e poi aveva fatto tutta la sua spiegazione dottrinale sui miei errori, sulle mie false dottrine che avevo predicato in quel momento. E ho visto che aveva fatto un errore, però alla fine, che aveva messo l'indirizzo sbagliato della chiesa, che ha detto: il pastore Corrado Salmi è pastore della comunità Giubileo di Mascalucia. Noi eravamo già a San Giovanni alla Punta. Allora gli ho scritto, ho detto: fratello, ti ringrazio che ti interessi a me, però almeno metti l'indirizzo giusto. E lui mi ha risposto e mi ha scritto: pace del Signore, ti ringrazio della correzione, shalom. Io sono impazzito. Ma questi sono malati mentali. Sono quelli che ti distruggono, ti mettono i pugnali dietro le spalle, però quando ti salutano, pace del Signore. Ma pace a cui? Ma a chi? Pace di cosa? Con quello: pace. Come per dire, levi di ravanzi. Noi pensiamo che quando succede qualcosa di brutto nella nostra vita, allora vuol dire che c'è qualche maledizione da rompere, qualche peccato nascosto o qualche legame da sciogliere. Ma la Bibbia dice che ci sono momenti che noi passeremo attraverso il fuoco. La Bibbia parla di momenti in cui passeremo attraverso le acque. La Bibbia parla che ci saranno momenti in cui passeremo per il deserto, è vero o no? L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque riposanti. Egli è colui che ristora la mia anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Ma se anche quando dovessi passare per la valle dell'ombra della morte, io non temerò alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Ci sono i momenti dei verdeggianti pascoli, ci sono i momenti delle acque riposanti, ci sono i momenti in cui stai pancia all'aria, al sole, a goderti quella cosa, a mangiare e a goderti la vita. Ma ci sono momenti in cui dovrai passare per la valle dell'ombra della morte, e quelli non sono momenti perché tu hai commesso qualche peccato o perché c'è qualche maledizione o perché chissà che cosa il diavolo ha inventato per te. Quelli sono momenti che ti porteranno ad un livello superiore con Dio. Perché il deserto non è un'invenzione del diavolo, è un'invenzione di Dio per portarci ad un livello ancora maggiore. E se noi leggiamo quello che l'apostolo Paolo ha dovuto passare durante il ministero, io a volte lo leggo e mi fa sempre un po' sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto, io lo sono più di loro, nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto di più nelle prigionie, spesso in pericoli di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 5 per 4, 5, com'è? 40 per 5, 200, meno 5,
195 cicatrici sulla schiena aveva Paolo. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete e nelle spesse volte in digiuni, nel freddo e nell'adunità. E mamma mia Paolo, ma proprio si è sfortunato proprio. Quale peccato lo stava perseguitando questo poveraccio? Nessuno. Oggi ci sono certi tipi di insegnamento che dicono: se tu hai Cristo Gesù nel cuore, se sei in Gesù non ti mancherà mai niente. Vieni a Gesù. Ti manca qualche cosa? Con Lui l'avrai. Ti serve qualche cosa? Con Lui l'avrai. Avrai favori divini da parte di tutti. Tutti ti ameranno, tutti ti stimeranno, tutti ti vorranno bene. E se c'è qualcuno che cerca di fare qualche cosa, vuol dire che hai qualche problema nascosto nella tua vita. Quale messaggio più falso? Vuoi predicare il Vangelo? Te lo garantisco, te lo prometto e te lo metto per iscritto: sarai perseguitato. E se non sei perseguitato, preoccupati, perché arriveranno i momenti in cui ci sarà tutto stupendo nella tua vita, e ringrazia Dio per quei momenti, ma in quei momenti prepara, metti le riserve di lato, perché arriverà il momento in cui qualche cosa mancherà, e quello non sarà il frutto di un peccato perché Dio ti ha abbandonato, è un momento in cui Dio ti porterà in un altro livello. Tu sei giusto nella presenza di Dio, non per quello che tu fai, ma per quello che Cristo ha fatto per te. Tu non hai bisogno di andare nella presenza di Dio, perché non ci sei mai uscito dalla presenza di Dio, e non potrai mai fare niente per essere più giusto o per sentirti più giusto, perché la giustizia non è un prodotto tuo, è un prodotto suo. Vogliamo alzarci in piedi tutti insieme? Dio è colui che ti libera dalla schiavitù. Una delle più grandi schiavitù che oggi abbiamo nelle nostre comunità è la paura dell'uomo, la paura di quello che gli altri possono dire, la paura di quello che gli altri possono pensare. Luca, usa quella tastiera per favore. La paura di quello che gli altri possono dire o di quello che gli altri possono pensare. A volte serviamo Dio e abbiamo addirittura paura di Dio. Facciamo quelle cose perché abbiamo il secondo fine. Il secondo fine è perché o vogliamo ricevere qualcosa da Dio, oppure abbiamo paura di qualcosa che potrebbe succedere nella nostra vita. Ma Dio non ti lascia e non ti abbandona. Lui è tuo padre. Lui è tuo padre. Ho una figlia che mi è nata 20 giorni fa circa, 20-22 giorni fa. Ho riscoperto la bellezza dopo 14 anni e mezzo di ridiventare padre, e mi rendo conto sempre più di quanto questa esperienza cambi la nostra vita. Perché quando hai questi bambini in braccio ti rendi conto cosa si aspetta Dio da te. Si aspetta a Dio grandi opere, si aspetta a Dio grandi azioni, si aspetta a Dio quali grandi gesta, e noi pensiamo che con le nostre gesta, con le nostre opere, possiamo attirare ancora di più lo sguardo di Dio Padre nella nostra vita. Ma io ho quella bambina di 22 giorni in braccio ogni giorno, e dico: questa bambina non sta facendo niente per farsi amare. Lei non può fare niente per farsi amare. Lei è qui perché è stata amata prima che venisse all'esistenza. È stata desiderata prima che fosse tra le nostre braccia. Cosa fa una bambina piccola appena nata? Mangia, dorme e fa tanta cacca. 5 volte al giorno la dobbiamo cambiare.
scandalizzate perché ho detto questa parola? Tutti quanti noi siamo stati piccoli o abbiamo avuto dei figli. Cosa posso pretendere da mia figlia di 25 giorni? Io so, la vedo, appena lei sente semplicemente l'odore della pelle di mia moglie, apre la bocca, si vuole attaccare al seno e cominciare a mangiare. Più di ieri, più di un'ora fa, più di prima, perché ha voglia di crescere. Lei neanche sa cosa significa fare qualcosa per farsi amare. Lei crescerà e scoprirà di essere amata, di essere stata amata e che sarà sempre amata. A prescindere da quale strada lei prenderà, lei è mia figlia e guai a chi me la tocca. Amen. Tu sei suo figlio e guai a chi ti tocca. Tu non potrai fare niente per farti amare di più da Dio e non potrai mai fare niente per farti amare di meno da Dio, perché il suo amore non dipende da te. Quanti sono grati a Dio per questo? Questa è la sua grazia. Ebrei 4, 15, 16 ci dice: a noi abbiamo un sommo sacerdote che comprende le nostre debolezze, che è stato tentato senza però mai commettere peccato. Dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della... Non è il trono del giudizio, non è il trono della condanna. Tu non hai bisogno di andare così nella presenza di Dio. No, perché quando tu hai peccato un'ora fa, due ore fa, tre ore fa, ieri, tre giorni fa, Lui sapeva ogni cosa. Tu non puoi deludere Dio. Tu non puoi deludere Dio. Tu puoi deludere qualcuno che non sa quello che farai. Ma come fai a deludere Dio che sa già quello che farai? E la cosa straordinaria è che Lui non si è mai pentito di averci scelto. Non siete voi che avete scelto me, ha detto Gesù, sono io che ho scelto voi. Amen. Puoi alzare le tue mani verso il cielo e ringraziare il Padre con tutto il cuore per essere stata scelta. E questa scelta non è qualcosa che riguarda pochi eletti. Addirittura la Bibbia dice che in Cristo Gesù Dio ha perdonato i peccati degli uomini, di tutti gli uomini. Dio ha perdonato i peccati di ogni singolo essere umano che vive sulla faccia della terra, di ieri, di oggi e di domani. E ciò che ci tiene lontani da Dio non è il nostro peccato. Ciò che ci tiene lontani da Dio è il non accettare il suo amore. Dio ha la soluzione per il peccato ed è il sangue di Gesù, il sacrificio di Cristo. Per Dio il problema non è mai stato il peccato. Per Dio il problema dell'uomo rimarrà sempre l'orgoglio. L'orgoglio di non lasciarsi amare, di non lasciarsi perdonare. In pratica la condizione spirituale dell'umanità è di una, come se tu vedessi una persona dentro una prigione con la porta aperta. Perché Cristo ha aperto la porta del carcere, sta a noi uscire. Perché il sacrificio è già stato fatto, il prezzo è già stato pagato. Le persone non andranno all'inferno perché hanno peccato, le persone andranno all'inferno perché hanno rifiutato l'amore di Dio. Allora stasera, nel nome di Gesù, se c'è qua qualcuno, e io credo che ci sia qualcuno, lo sento nel mio cuore, che c'è qua qualcuno che non ha ancora la certezza della salvezza nella propria vita, io voglio invitarti stasera a ricevere il suo amore, il suo perdono e la sua giustizia nella tua vita. Mentre teniamo i nostri occhi chiusi, per favore. Alleluia. Mentre ogni occhio è chiuso, alleluia, mentre ogni occhio è chiuso stasera, io voglio chiedere se c'è qualcuno qui che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta e non lo ha mai fatto, ma per la prima volta vuole dire a Gesù: salvami,
e dammi la vita eterna. Io voglio chiederti di alzare la tua mano in alto e di venire qua davanti, perché voglio pregare per te. Se non hai la certezza della salvezza dentro il tuo cuore e vuoi questa sera chiedere a Gesù di salvarti e di perdonare i tuoi peccati, io voglio invitarti a venire qua davanti. C'è qualcun altro stasera? C'è qualcun altro che ancora non ha la certezza della salvezza dentro il suo cuore? Se tu dovessi morire stasera, se tu dovessi morire stasera, se non c'è la certezza della salvezza dentro di te, questo parla di una mancanza di appartenenza. Significa che tu non hai questa certezza, ma tu questa sera te ne andrai da questo luogo con la certezza di Dio nel tuo cuore, che i tuoi peccati sono stati perdonati, che la tua vita è stata resa giusta e che sei sulla strada per il cielo. Alleluia. Vieni a Gesù stasera. Forse frequenti la chiesa, forse pensi di essere evangelico e pensi che questo ti salva, ti sbagli. O essere cattolici, o essere evangelici, o essere mormoni, o essere testimoni di Geova, davanti a Dio è la stessa identica cosa, è il rapporto con Cristo che salva, è il sangue di Gesù applicato nella tua vita che redime la tua esistenza. Quindi se sei nato anche in una famiglia evangelica non ha importanza, se non hai fatto un'esperienza con Cristo questo non ti salverà. Ma questa sera, nel nome di Gesù, lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore e ti sta dicendo: ora è il momento. Fratello, sorella, se tu sai che c'è qualcuno che ha bisogno di questo, di fare questo passo, ti chiedo di incoraggiarlo. Insieme cantiamo. Alleluia. I dubbi vanno via ed anche i perché, perché la sua presenza è scesa fino a qui e ci rende liberi. Stasera liberi. Qualcun altro stasera che deve dare la sua vita a Gesù
non lo ha mai fatto. O forse frequenti la comunità, o frequenti qualche chiesa, non ha importanza, ma non hai mai sperimentato il suo amore, la sua grazia, la sua giustizia, la potenza del perdono di Gesù nella tua vita. Quella cosa che cambia totalmente il cuore, che lo riempie, che lo fa esplodere, traboccare di gioia e di pace per sempre. Alleluia. Vieni a Gesù stasera. Vieni a Gesù. Questa sera è la tua serata. Vieni a Gesù. C'è qualcuno qui, c'è un giovane qui in maniera particolare che ultimamente, in quest'ultimo periodo, ha avuto dei brutti pensieri nella sua mente. Brutti pensieri nella sua mente. E questo qualcuno addirittura ha avuto quasi paura di questi pensieri, perché pensava che questi pensieri lo stanno portando, pensa che questi pensieri lo stanno portando a fare qualche cosa che non va. E voglio dirti, stasera è la tua sera. Tu non sei qui per caso. Tu non sei qui per caso e non stai ascoltando queste parole per caso. Io non so se c'è qualcuno qui che ha cominciato a fare uso di droghe o a frequentare gente sbagliata, oppure stai dando la tua vita alle scommesse, stai perdendo i tuoi soldi dietro quelle macchinette o dietro i pronostici delle estrazioni del lotto. Qualunque cosa sia, voglio dirti che se Gesù non entra nel cuore, è una vita che va verso la perdizione, verso la distruzione eterna. Solo Gesù salva, solo Gesù guarisce, solo Gesù perdona, solo Gesù dà vita eterna. Non è leggendo una Bibbia che sarai salvato, è credendo in Gesù che sarai salvato. Non è frequentando una comunità che sarai salvato, è dando la tua vita a Gesù che sarai salvato. Non è facendo opere religiose, facendo fioretti o opere meritorie o elemosine che sarai salvato, è credendo e dando la tua vita al Signore Gesù che tu riceverai la salvezza nella tua vita e sperimenterai il suo amore e il suo perdono. Questa sera ci rivolgiamo anche a coloro che ci stanno seguendo tramite internet, dalle loro case, in qualunque parte d'Italia o del mondo, non ha importanza. Ci sono persone in questo momento che ci stanno seguendo, che sono in una situazione di disperazione, e lo Spirito Santo ancora una volta ha parlato al tuo cuore, ancora una volta ha parlato in maniera precisa al tuo cuore, come una freccia partita dall'arco di Dio ed è arrivata al centro del tuo cuore. E questa sera non c'è né un santo che può salvarti, né un santone, né una Madonna, né chiunque, né un predicatore. Questa sera, piegando le tue ginocchia, aprendo il tuo cuore a Gesù, tu puoi sperimentare la presenza di Dio. Il regno di Dio viene ed esplode nel tuo cuore, il cielo invade il tuo cuore e tutto dentro di te sarà diverso. Noi viviamo a volte, passiamo certi deserti, ma i veri credenti sono come un giardino sempre annaffiato dentro di loro. Noi possiamo attraversare il fuoco nella nostra vita, ma lo Spirito Santo è dentro di noi come un fuoco consumante, e il fuoco che brucia in noi è più forte del fuoco attraverso il quale stiamo attraversando. A volte possiamo attraversare le acque, torrenti, fiumi, mari, ma Gesù ha detto: chi crede in me, fiumi di acqua viva scorgeranno dentro di lui. Quindi questa sera ciò che fa la differenza non è dove tu ti trovi, ma è chi vive dentro di te. Alleluia. Forse pensi di essere in un verdeggiante pascolo e di non avere bisogno di lui. Voglio dirti, arriverà il momento del deserto. Arriva per tutti. Per tutti. Per tutti. Cosa succederà in quel momento? Allora lascia che Gesù faccia del tuo cuore un giardino verdeggiante. C'è qualcun altro? Io voglio fare ancora un appello per l'ultima volta.
c'è ancora qualcuno che deve dare la sua vita a Gesù stasera. Se non lo hai mai fatto, questa sera è la tua occasione. Questo è il tuo momento. Non lasciare andare questa serata. Ho visto troppe, siamo stati in così tante evangelizzazioni, abbiamo visto così tante persone uscire da riunioni come queste, ritornare nelle loro case dove le cose non cambiavano più. Stasera, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Fai un passo di coraggio, vieni qua davanti e pregheremo insieme, dai. Alleluia, alleluia. Io desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te. Quando penso al tuo amore, dai. Vieni a Gesù, è l'ultimo canto stasera, vieni a Gesù. Quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a... Vieni a Gesù stasera, io canto. Vieni a Gesù stasera. Piacere a te, oh, io desidero, desidero adorarti, adorarti, tutto mio desidero, lodare te, Gesù, desidero onorarti, onorarti, desidero. Amen. Preghiamo. Probabilmente avete già sentito questa preghiera, ma vi chiedo di farla in maniera personale, come se fosse la prima volta, e in realtà lo fate per la prima volta in maniera personale. Fratelli, li possiamo, che dite, li aiutiamo tutti insieme, eh? Li aiutiamo, e dobbiamo poi essere pronti ad abbracciarli e fare sentire veramente l'amore della famiglia. L'amore è il profumo del ritorno a casa. Amen. Alleluia. Pregate insieme a me, dite queste parole e ditele con tutto il vostro cuore. Chiudete i vostri occhi e dite insieme a me: Signore Gesù, ti chiedo perdono dei miei peccati. Mi ravvedo e ti chiedo di salvarmi. Lavami con il tuo sangue stasera e dammi una nuova vita. Io voglio appartenere a te e voglio fare la tua volontà. Da questa sera in poi la mia vita appartiene a te, perché credo che sei morto per me e che sei risuscitato per me. Io lo credo, io lo ricevo, e da questa sera in poi io lo vivrò con tutto il mio cuore. Nel nome di Gesù, grazie per la salvezza. Amen. Usciamo dai nostri posti, dai, usciamo. Io desidero, abbracciamo i nostri fratelli, le nostre sorelle. Abbracciamo e abbracciamo. Desidero, abbracciamo i nostri fratelli e le nostre sorelle. Piacere a te. Alleluia.